Buongiorno a tutti, bentornati al canale Gaudenzi Guitar. Oggi abbiamo una Gibson Les Paul Standard. Il problema di questo strumento è che il legno del manico si è gonfiato e ha creato uno spazio tra il tasto e il binding. Così in questo caso abbiamo un micantino che si incastra proprio su tutte le posizioni dei tasti, tra il tasto e il binding. Qui il lavoro è veramente difficile perché dobbiamo andare a ricreare il tasto perfettamente in luce tra i due binding senza andare a rovinare il gradino del binding stesso. Quindi deve essere un lavoro di estrema precisione. Ok, non ci resta che mettersi al lavoro, quindi andiamo! Ho deciso di costruire una finta tastiera in legno con le stesse misure del manico della Gibson. Questo mi aiuta a lavorare i tasti in maniera molto più efficace e molto più velocemente. La tastiera adesso è pronta, ok, procediamo. Thank you.
il lavoro è stato svolto in maniera perfetta, non c'è più il gap tra il tasto e il binding, era quello spazio in cui la corda del micantino si incastrava. Il binding non è stato assolutamente toccato e se si guarda da vicino non sembra neanche sia stato effettuato un cambio tasti. Anche questa missione è stata compiuta. Se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al canale. Per qualsiasi domanda scrivetelo nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!